Bentornati, quarto giorno di video ricette con Domenico Massasso a Ischiaponte. Mi raccomando ragazzi, apro una parentesi, state ancora tutti quanti in casa, parentesi chiusa. Oggi cosa andiamo a fare? Visto le richieste che mi avete fatto, che sono tantissime, devo cercare di raggrupparle un pochettino. Allora prendo spunto da due persone che mi hanno chiesto il purè di patate, ok? E un risotto. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un risotto con una crema parmentier, quindi una crema di patate, un polpo scottato, del nero di seppia, che non sarà messo naturale ma sarà fatta cialda, e una polvere di caffè. Andiamo a fare la ricetta. Perfetto ragazzi, quindi partiamo con la ricetta vera e propria. Partiamo facendo la crema parmentier. Andiamo a mettere del burro, dell'olio, uno spicchio d'aglio, il porro, io ho messo un pizzichino di menta. Se al posto del porro, al posto della menta, volete mettere qualcos'altro, quindi del rosmarino, dello scalone, della cipolla, fate pure. Io faccio questa cosa qui perché a me piace molto di più il porro in questo caso piuttosto che una cipolla. Cosa facciamo? Facciamo quindi rosolare, andiamo ad aggiungere il nostro brodo, facciamo cuocere più o meno un 20-25 minuti, gli ultimi 5 minuti di cottura per arrivare a 30 minuti totali andiamo a mettere un pizzichino di panna, aggiustiamo di sale, pepe e alla fine andiamo a frullare il tutto e la crema parmentier. Perfetto, ora andiamo alla cottura vera e propria del riso. Mettiamo un pizzico di olio, eviterei il burro perché abbiamo già la parte grassa nella crema parmentier. Quindi mettiamo dell'olio, andiamo a mettere il nostro riso, lo facciamo tostare. Una volta che il nostro riso è tostato, cosa andiamo a fare? Andiamo a sfumare con un goccio di vino bianco. In questo caso stiamo usando una falanghina, quindi un vino campano, che secondo me si sposa benissimo poi con quello che è il polpo e il caffè. Quindi andiamo a sfumare con il nostro vino. Adesso logicamente stiamo facendo tutto molto veloce per fare la ricetta. Una volta che il vino è evaporato, andiamo a mettere del brodo al suo interno. Andiamo a mettere il brodo e andiamo a cuocere per 12-15 minuti. In questo caso stiamo usando un parboiled perché non ho altro riso in casa. Vi consiglio, voi quando andate a fare questo piatto, di usare un riso bielone nano, che secondo me è indicato per questo tipo di piatto. Quindi 12 minuti, a fine cottura del riso ci rivediamo. Perfetto ragazzi, ora andiamo a guardare la parte relativa al polpo. Noi siamo andati a cuocere un polpo a bassa temperatura, voi sicuramente a casa non avete né runner né forni per cuocere a bassa temperatura, quindi cosa andate a fare? Andate a prendere il vostro polpo, lo andate a lessare mezz'ora, 45 minuti, dipende dalla grandezza del polpo, poi lo andate a fare a raffreddare. Poi fate dei pezzetti, come sto facendo io, e andate proprio a piastrare, quindi a mettere su una piastra, su una griglia. In questo caso noi sulla base della pentola abbiamo messo del burro di cacao. Voi ovviamente il burro di cacao magari non andate a mettere, andate a mettere un olio extravergine d'oliva normale. Andate quindi a far piastrare 5 minuti per lato e poi lo mettete da parte. Ragazzi, il nostro riso è pronto, la nostra crema di patate è pronta, il nostro polipo è pronto, dobbiamo soltanto più andare a comporre il piatto. Abbiamo preso un piatto, ce l'ho messo un coppa pasta all'interno. Cosa molto importante, la crema di patate noi la andiamo a mettere all'interno del nostro risotto come mantecatura. Quindi non andiamo a mantecare col classico parmigiano, burro con cui si mantica solitamente un risotto, ma andiamo a mettere la nostra crema di patate. Ora andiamo appunto a appoggiare nel coppa pasta per dare un minimo di impiattamento. Voi potete mettere in un piatto, potete semplicemente prendere un piatto, mettere al suo interno quello che volete, il risotto. Ora andiamo a togliere il nostro coppa pasta, andiamo a appoggiare il nostro polipo piastrato, io ve lo metto così, voi mettetelo come volete, il bello della cucina che ognuno può fare quello che vuole. E in ultimo andiamo a mettere la nostra cialdina al nero di seppia, che in questo caso non è fatta con nient'altro che dell'acqua, farina di riso, nero di seppia, il tutto passato in forno. Chiudiamo il nostro piatto con la polvere di caffè, un filino di olio extravergine d'oliva e voilà. Il nostro risotto, crema parmentier, polipo piastrato, caffè e nero di seppia è pronto. Ciao, a domani con l'altra ricetta.